Si è fatto un po' un'idea di quanti candidati sono, ha visto chi sono, si è un po' già informato o è troppo presto? Un po' prestino, credo che siano tre in realtà, però non le posso garantire. Ancora non sono informato al 100%. Quindi si pensa prima al Ferragosto e poi alle elezioni? Assolutamente sì. Tutto in questo 2020 è atipico ed in un certo senso passerà alla storia. Non è esente nemmeno la politica, con una campagna elettorale in Toscana e ad Arezzo assolutamente alla rovescio. Mentre in passato si era soliti votare a primavera inoltrata e c'era quindi paradossalmente il problema di ingolosire l'elettore a preferire le urne alla scampagnata o alle ferie, oggi è l'esatto contrario. Colpa del Covid, ovviamente, che ha allungato e non di poco le consigliature che erano in scadenza ed ha costretto i candidati sindaco, 7 per Arezzo e alla Regione Toscana, ad una corsa all'ultimo voto sotto il solleone. Le urne, si sa, ormai è certo, si apriranno il 20 e il 21 di settembre. Ma sentiamo gli aretini se sono pronti o no a farsi consegnare l'ennesimo volantino elettorale sotto il sole tra una granita e un tuffo in piscina. C'è fiducia ancora nella politica? Lei andrà a votare? Sì, penso di sì. Quindi lei ha ancora... Ha ancora fiducia. Aretina. Più che altro quella locale qui. Sì, sì, sì. Sul livello nazionale si fa più fatica. Penso proprio. Ecco, ha visto quanti candidati sono? Sono un bel po'. Sì, però mi va bene quello che c'è. Mi va bene quello che c'è. So dove andare. C'è fiducia nella politica, signora? Ha visto che quest'anno... Ah, senta, io non me ne intendo di queste cose, non mi ci perdo. Scusatemi. Come si approccia lei alla politica? Come si informa? Se... Ora, inizio ora, perché è difficile capirli tutti, è difficile. Ma ancora siamo indecisi, non abbiamo deciso cosa fare, vediamo un po' adesso. C'è fiducia nella politica oggi, secondo no, lei? No, assolutamente no. Ma perché? Non c'è fiducia, ormai l'abbiamo persa quasi tutti, penso. Si è già informata sui vari candidati? No, ancora non ho avuto modo. Troppo presto, sì. Che ne pensa, ecco, della politica, di chi magari si candida con le liste civiche? No comment, guardi, no comment. Poca fiducia? Sì. Sa che si vota quest'anno? Ah, vedi tutti. Ecco, ha visto un po' di manifesti elettorali, quanti sono i candidati? Una marea, 7, 8, qualcosa del genere. Troppi? No, troppi, sa. È democrazia, ognuno. La mattina salza, dice mi voglio candidare a sindaco. Tutto è possibile. Ecco, non gli chiedo la sua idea, ma gli chiedo, insomma, ecco, parteciperà, perché poi l'elemento più importante è la partecipazione. Tranquilla, ho sempre votato da quando avevo 18 anni, quindi voterò sempre.